Salve a tutti, ragazzi, e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo ancora a Shuikoden 3. Milady, per favore, hai trovato degli importanti indizi. Non c'è bisogno di essere così arrabbiati. Chi ha detto che sono arrabbiato? E anche se lo fossi, non c'è ragione di trattarmi come una bambina. Quindi è vero che sei arrabbiata. Imploro il tuo perdono. Imploro il tuo perdono. È vero, ma... E adesso mi credi? Ormai il Flame Champion è andato. Perché insisti di trovarlo? Perché insisti ancora nel cercarlo, nel trovarlo? Che te ne frega? Non sono cose che ti riguardano. Così come Dupa e diciamo il capo clan e il sergente hanno detto. Se fosse ancora vivo, dovrebbe essere troppo vecchio per poterlo utilizzare in qualsiasi modo, no? Non ne hai completamente idea, vero? Secondo te perché viene chiamato il campione della fiamma, Flame Champion? Certamente lo so, perché non dovrei? Veramente? Bene, allora dimmelo. Dimmi le tue storie così, dimmi le tue storiacce. Beh, avresti dovuto dire che non lo sapevi. Cacchio, ora non me lo dici. Avete mai sentito delle 27 vere rune? Yes. Sì, mia madre me ne ha parlato tempo fa, me ne ha parlato tanto tempo fa. Rune? Ah, quel tipo, diciamo, quel tipo di potere segreto particolare. Il Flame Champion possedeva una di quelle rune, la vera runa del fuoco, per essere esatti, per essere precisi. Ed è per questo che allora Flame, è per questo che prende il nome di Flame. Non è così, diciamo, incredibile. Ognuna delle 27 vere rune ha un enorme potenziale. Quando ero giovane ho incontrato una persona con questo potere. Aspetta! Aspetta! Allora, lei si chiama Lily e viene da Tinto. Ma non è che l'ho incontrata... Oddio, ma lei è quella che incontriamo. È quella che incontriamo in Shuikoden. È la figlia di Gustav, allora. Lei è la figlia di Gustav, ecco perché. E infatti qua si sta riferendo che ha incontrato Ryu, perché era lui colui che possedeva una delle 27 vere rune, ovvero lo scudo lucente, che poi, vabbè, insieme alla spada nera faceva la runa dell'inizio. È un peccato che non riesca a ricordare niente di tutto ciò. Comunque, tutto quello che si dice sulle vere rune, tutto ciò che dicono delle vere rune è che praticamente sia l'immortalità. Chi possiede praticamente queste rune non invecchia mai. Quindi stai dicendo che il Flame Champion è vivo ed è anche giovane e sta vivendo da qualche parte qui nelle Grassland e sta usando i suoi, diciamo, i suoi portatori di fiamma per attaccare i commercianti di Tinto. È abbastanza, diciamo, instabile come, abbastanza incredibile come cosa. Ma al posto di parlare di queste cose che non hanno senso, parliamo di qualcosa di vero, di reale. Per esempio, i 2000 pocci che ci devi ancora. Non sei un tipo molto visionario, ma su quello non ti posso aiutare. Reed, pagali. Milady, c'è un problema. Di che cosa stai parlando? I nostri fondi. Perché non sei stato più attento?
All'inizio ci dicesti che potevamo viaggiare per una settimana, ma questo ce lo dicesti un mese fa, quindi mettiti nelle nostre posizioni. È sempre la mia la colpa. Lily è sempre che si lamenta, lei è quella cattiva, eccetera, eccetera. Ed è così che va. Mi dispiace, dovrete aspettare un altro pochettino. Perché? I nostri fondi praticamente sono finiti e non posso pagarvi in nessun modo fino a quando non troverò un commerciante di tinto. Tra l'altro si è fatta bellissima lei. Io me la ricordo nel 2 che era piccolina. Ora mi sta venendo in mente chi è. Lo sapevo. Papera, stai dicendo che io ti ho mentito fin dall'inizio? Beh, no, non esattamente. Che scelta avevo? Non posso pagarti con i soldi che non ho. Tutto quel tuo parlare e dire di essere una donna dell'alta aristocrazia? Ehi, adesso fermati. Spiega quello che intendi, eccetera, eccetera. Se hai un problema con la mia credibilità, ecco, vabbè, qui okay, è iniziato ad andare da solo. Comunque sì, adesso mi ricordo chi è lei. Madonna, proprio me l'ero completamente tolta dalla testa alla figlia di Gustav. Me l'ero completamente tolta dalla testa alla figlia di Gustav. E allora, io direi che faccio così però. Mamma mia, me l'ero completamente rimossa dalla testa la figlia di Gustav, incredibile. Donna, si è fatta bellissima comunque. Ma scusa, ora dove dovrei andare? Penso che devo tornare indietro, no? Cioè, posso uscire? Oppure no, in realtà. Non ho idea effettivamente di dove debba andare. Perché loro stavano litigando e basta, però. Ecco, lì c'è Lucia, ma non credo che. Dovresti riposare finché puoi. Perché non sai che cosa potrebbe succedere in futuro. Quindi Locanda? Oddio, quella è sicuramente un personaggio. Oh, Yugo, non sei tu Yugo? Madonna, ma sono tutte bellissime. Oh, Anna. Sono contento che tu sia sana e salva. Dopo che ci siamo separati per tutto questo, diciamo, durante questa strada, finalmente sono riuscito a rincontrarti. Sono riuscito a portare soltanto quello che potevo trasportare, purtroppo. Quindi hai perso il tuo business? Ah, non fa niente. Ce la farò. Pensavo di poter trovare lavoro qui alla locanda. Capisco. Non c'è nessun obbligo, diciamo, soltanto perché siamo amici, ma se potessi, mettere una buona parola per me, te ne sarei grata. Certo. Ah, picca member, quindi lei è la mia leona. Quindi posso mettere di nuovo Fubar nel gruppo con me. Ah, c'è anche il support che posso utilizzare. Madonna, guarda quanto è bella Lily. È troppo bella. Bene, ci vediamo. Vuoi una stanza per questa notte? Abbiamo diverse stanze che possono. Vabbè, ok, sì. No, ma mi sa che. Oddio. Boh, proviamo a salvare. In realtà dovrei provare anche a restare. Anzi, aspetta, usciamo un secondo. Perché qua effettivamente, diciamo, non è spiegato in maniera chiara delle volte cosa devi fare e quando devi fare determinate cose. Quindi risulta essere un po' complesso. Ora, sicuramente non è cambiato niente, perché ovviamente non è cambiato niente, però. Che possibilmente il trigger è da qualche altra parte, a meno che devo effettivamente uscire.
Ora che comunque ho parlato con tutti, ho fatto tutto. Sì, secondo me devo uscire. Sì, secondo me devo andare, devo uscire. Questa impressione. Esatto, infatti. Guarda, non è Jimba? Sì, sembra proprio di sì. Jimba, ce l'hai fatta! Ecco, ora dagli la notizia. Ah, Yugo, sono felice di vederti. Sembrate anche più forti, come sempre. Scommetto che siete andati, diciamo, alle rovine del nostro villaggio. Mi dispiace dirti che l'abbiamo visto bruciare. Ah, quindi è andata così. Lulu, solitamente, diciamo, hai le vostre calcagna. Dove se n'è andato? Lulu, al villaggio lui... Jimba, quello che è successo è... diciamo è una roba forte in questo caso. E quindi ne avete passate tante. Sono stato fuori dal villaggio anche io, e quando sono tornato era già praticamente in cenere. Quindi ci siamo mancati praticamente per qualche motivo, per poco. Da Ciscia sono andato praticamente al lago del castello e poi finalmente sono tornato qui. Al Lake Castle, sì, un piccolo castello che... Se si può chiamare così, che praticamente risiede tra le terre di Zex e nelle Grassland. Recentemente un nuovo lord ha preso il controllo del castello e la gente da tutte le parti stanno venendo a visitarlo. Dice, ero convinto di avere tutto il tempo per poterlo, diciamo, ammirare, però poi sono finito in un convoglio di soldati zexiani e sono dovuto scappare. Peccato, volevo veramente esplorare quel castello. Quindi non hai passato neanche tu del tempo facile, va? Cioè, hai anche avuto tu le tue rotture di palle. Ah, finito il capitolo. Oddio, Thomas. Capitolo di intermezzo. Quindi si è acceso il piedistallo di Thomas. Seleziona la storia di Thomas la prossima volta. Wow, ci sono quindi queste storie incrociate. Dovrei andare e dire al nostro capoclan che sono vivo e dire quello che ho trovato. Potete portarmi da lei? Certo. Ah. Ok. Oddio, Jimba nel gruppo? Ah, messo come guest, ovviamente. Ok, quindi portiamola da Lucia. Ok, eccoci qua. Jimba, sei qui? Sì. Ma ci è voluto un po'. Ho molto da dirti riguardo Zexen, Armonia e le truppe che sono in movimento, e anche il Flame Champion. Il Flame Champion? Intendi il vecchio eroe Joe? Crederci o meno, sì. Ma è per il mio salvataggio? No, non credo che sia per il mio salvataggio di Shuigoden 2, eh? No, vero? Anche perché ho caricato un altro salvataggio. Questa conversazione non è, diciamo, adatta a tutti i membri del clan. Andiamo, Yugo. I segreti sono segreti. Anche i messaggeri ufficiali dovrebbero saperlo. Ma non è giusto. Io necessito di sapere. Me lo merito, anzi. Merito di sapere. Sergente? Che c'è, ragazza? Il campione, il Flame Champion di cui ha parlato Jimba è lo stesso di quello... Probabilmente. Ma il perché qualcuno come quella ragazza sia interessata tutto ad un tratto è un mistero.
State parlando di me? Ehi, non spaventarmi in questo modo. E Jimba, l'uomo che è appena arrivato qui? Sono sicuro di dovergli chiedere qualche cosa, tutto quello che sa. Non disturbarti. Oh, sei tu? Eh? Yugo, devo sapere. Hai fatto quello che ti ho chiesto? Certo. Ovvero consegnare... Ti ringrazio, Yugo. Che sollievo. Sei stato di grande aiuto. Gente, mi state ignorando? Ehi, tu! Hai trovato qualcosa di interessante riguardo al Flame Champion? Riguardo a quest'altra questione, credo che i soldati di Zexen hanno ulteriori motivi dietro i loro attacchi al Great Hollow. Ehi, ascoltami quando ti parlo. Ascolta. Jimba, hai sentito qualcosa riguardo a questo Flame Champion in questi giorni? Niente riguardo a Joy, il campione della fiamma, il Flame Champion, ma qualcosa che ha lasciato ai suoi discepoli che una volta ha comandato. Nel frattempo sembra che Zexen non sia l'unica che ha mandato delle forze nelle Grassland. Vorrei fare una lista di tutti quanti i nostri alleati, se possibile, nel caso in cui i tempi duri possano arrivare. Ah, quindi si inizia a reclutare finalmente. Finalmente, questo è quello che volevo ascoltare. Ho parlato con il nostro capoclan e siamo d'accordo che praticamente devi essere tu ad andare a Lake Castle, perché dato che io non ci posso più andare. Lake Castle, per fare che? Per trovare il Flame Champion. Non hai prestato attenzione? La gente sta venendo da tutti i posti per andare verso quel castello. Ed è usanza fare una sorta di meeting in mezzo a Zexen e le Grassland. Non è così tanto prospero come... Ma il lord di quel nuovo castello non è come tutti quanti gli altri. Lui vuole la gente, lui vuole la gente delle Grassland che appunto vada da lui. Va bene, ma come faccio a mettermi in contatto con questo Flame Champion? Il castello deve essere una copertura anche per la sua truppa, i Firebringer. Vai lì e mettiti in contatto con il lord del castello. O se possibile con i suoi scagnozzi stessi, va bene? Se tutto ciò che bisogna fare in questa missione, lascia fare a me. Quindi è deciso che posso andare? Sì, a meno che tu non sia, diciamo, a meno che tu non abbia interesse. Ma non ho detto questo. Sono interessato. Bene, una volta che sei dentro, se non ti senti in grado di continuare, impara tutto quello che puoi e poi torna indietro. Quindi entrare nel castello, guardare, cioè cercare il lord del castello attentamente, mettersi in contatto con qualsiasi degli scagnozzi e poi filarsela. Potrebbe essere più semplice. È urgente, Yugo. Potresti andare subito? Sì. Lake Castle, stiamo arrivando. Ecco, quella praticamente non se l'è cagata nessuno. Cosa? Vieni anche tu? Beh, visto che mi stai invitando, andiamo. Ecco. Ok, quindi possiamo andare direttamente. Yugo, sergente, buona fortuna. Ah, non ne abbiamo bisogno questa volta. Stai attento anche tu, Jimba. Certo, certo. Perché? Cosa sta facendo? Chi può saperlo? Non fatevi strane idee. Il mio lavoro comparato al vostro qui è proprio noioso. Milady, dobbiamo andare per forza in questo castello? Sì, i membri del Firebringer sono lì. Cioè, i membri del Firebringer sono lì. Ma se andiamo, non troveremo un singolo commerciante di tinto per prendere i nostri fondi. Che cosa faremo in questo castello?
Non mettete in questione i vostri compiti. Adesso seguitemi. Ma in mezzo al... Ma proprio in mezzo alle Grassland. Potremmo finire in un combattimento in qualsiasi momento. Questi sono i rischi. Andiamo, gente. Milady, aspetti. Ma non si stanca mai. Ok, Jimba, esatto, in questo momento ci ha lasciati. Quindi ora io devo andare prima devo andare qui. Il capitolo di Thomas, praticamente. Thomas il trenino mi ha detto di guardare, quindi devo fare per forza questo adesso. Potrebbe essere questo? Ma chi è sto Thomas? Sì, deve essere questo. Ma perché in un posto del genere? Oh beh, non è il mio lavoro chiedermi, cioè non è il mio compito chiedermi perché. Chi va là? Intendi me? Chi altro potrei intendere? Sono Thomas, e tu? Io sono il comandante dei guardiani del castello qui. Stiamo aspettando il nostro nuovo maestro, il nostro nuovo master, diciamo, il nostro nuovo padrone oggi. Mister Sebastian mi ha detto di non lasciare nessuno, di non lasciare entrare nessuno di sospetto. Io sempre sospetto? Non è una mia decisione. Mi dispiace, ma devi andartene per ora. Ma... Ehi, parla, che è successo? Ma sono io il nuovo master. Non è questo il Budehack Castle? Non è questo il castello di Budehack? Che cosa? Sei tu il maestro, comunque il signorino del castello? Mi dispiace. Oh, non scusarti, va bene. Ma perché non mi fai fare... Perché non mi fai vedere i dintorni? Certamente, sir. Hai detto che il tuo nome è Thomas, giusto? Sì, piacere di conoscerti. Per favore, mi segua. Penso che Mr. Sebastian sia nella sua, diciamo, sia a casa sua. Ti porterò da lui. Best effort. Madonna, livello 1. Madonna mia, proprio a terra, proprio scarsissimi. Ma quindi lui combatte? Cioè, Thomas combatte? Warhorse come runa, lui non ha niente. Piccolo, oddio. Oh, fortune telling. Ah, mi predice il futuro. Madonna, ma tutti questi personaggi, cioè, se dovessi reclutarli, cioè, si incontrano tutti quanti insieme, praticamente. Ancora incredibile che non ci siano reclutamenti o roba del genere. Cioè, già siamo andati, non dico avantissimo, però va, cioè, nel senso, abbiamo già fatto un bel pezzo di storia, eppure ancora. Però sì, c'è da dire che effettivamente la storia è molto lenta in questo Shuikoden. È un po' lento tutto il gioco, se devo essere sincero. Cioè, anche rispetto all'1 al 2, anche la narrazione è comunque molto, molto, molto lenta. Oh, sono così annoiato. Ah, ecco tu. Vedi, perché c'è il maestro dei combattimenti, il maestro... vedi, ci sono un sacco di cose.
Ah, però vedi, posso girare tutto qua attorno. Mi ci fa andare, mi ci fa girare. Certo, le telecamere sono un po' una merda in realtà. Cioè, non ti fanno vedere nulla. Poi è bruttissimo che non le posso girare e devo camminare praticamente alla cieca. Non posso aprirlo. Ma queste sono le prigioni. Qualcosa, oddio. Ma cos'è l'osso? Sono tipo le spedizioni? E saranno sicuramente le spedizioni. Quindi ci sono anche qua la meccanica delle spedizioni. Madonna, ma è enorme sto posto. Cioè, sto girando tondo, sto esplorando tutto praticamente. Vabbè, faccio un giro io. Ecco, siamo arrivati. Ma è tutto distrutto sto castello. Permesso? Mister Sebastian, c'è il nuovo padrone del castello. È qui per incontrarla. Ma che? Ma era qui con me fino a un minuto fa. Ho sentito bene, Cecil? Hai già incontrato il nuovo signorino? Sì. Bene, dove l'hai messo? In un dungeon? No, cioè voglio dire... Eccolo, sir. Mi permette di introdurle Thomas, il nuovo proprietario del castello. Oh, piacere di conoscerla. Sei sicuro di essere tu il nuovo padrone? Il suo sigillo è autentico, sì. Nel caso vi servano ulteriori prove, ho portato con me anche questa lettera. Non sono molto familiare con le tradizioni di Zexen. Oh, capisco. Sì, sembra che sia una vera lettera del concilio. Ti credo. Credo a quello che dici, ma. Ma cosa? Oh, non farci caso. Sembra che io debba fare le introduzioni dopo tutto. Mi fa piacere conoscervi tutti. Dopo tutto, se dovessimo in generale vivere insieme, dobbiamo conoscerci l'uno con gli uni con gli altri. Potresti raggruppare tutti quanti insieme? Tutti quanti? Sì, a meno che non ci siano abbastanza stanze. Oh, al contrario. Tu già stai guardando, cioè stai parlando con tutti quanti. Cosa? Questo sarebbe tutti? Juan non è qui. Non riesco a credere che quel ragazzino. Non posso credere che quel ragazzino sia andato via. Ma Cecil, pensavo che tu avessi detto che tu fossi il comandante delle guardie. È abbastanza corretto, lo sono. Sei l'unica guardia qui? Sì, signore. Sono il responsabile per il... diciamo per il... Sono il responsabile di tutto questo posto, ecco, del benestare di tutto questo posto. Quindi è qui dove sta praticamente tutto, diciamo, tutta la zona, la sezione. Deve essere così. È un piacere fare la vostra conoscenza, di tutti voi. Sono Thomas, il nuovo padrone di questo castello.
Questi sono, diciamo, queste sono le abitazioni, o comunque queste sono le stanze del padrone di casa. Per favore, fatevi, diciamo, mettetevi comodo. Ti ringrazio. Cercheremo di coprire più dettagli domani, se per te va bene. Perfetto, apprezzo davvero tanto il tuo aiuto, sir. Niente affatto, ma Mastro Thomas. E non c'è bisogno che voi mi chiamate Sir. Siete voi il signore, il signorino. Io sono soltanto un vostro servitore. E Sebastiano sì, Sebastian sì, allora. Prima di andarmene, è buona educazione, è, diciamo, una buona maniera in questo caso. Richiedere la mia attenzione. E se qualcuno dovesse chiederlo, apprezzerei tanto il fatto se potessi in un modo o nell'altro cercare di... Oddio. Allora, dice se posso essere schietto, dovrebbe essere questa la traduzione. Cioè se posso essere, diciamo sì, così schietto apprezzerei. Ecco, se in un modo o nell'altro cercassi di mantenere tutto in ordine così come ho fatto io. Dal momento che non abbiamo più, diciamo, delle cameriere, dobbiamo pulire tutti quanti, ognuno le nostre cose. Certo, non sarà un problema. Bene, se mi scusa, cioè, col suo permesso in questo caso. E diciamo che tradurre alcune forme in inglese dall'italiano è un po' più particolare. Mi sento così stanco. Spero di riuscire a cavarmela. Speriamo che me la cavo. Ma questo capitolo sembra essere comunque abbastanza prolisso. Cioè, io qua praticamente sono il nuovo signorino, ma questa bandiera è di Zexen? È la bandiera di Zexen? Ma questi sono soldati veri? No. Sono armature. Vedete, è tutto distrutto praticamente. È tutto distrutto. È tutto distrutto, tutto impolverato. Ecco, vedi, qui c'è. Salve. Sono venuto a salutare. Mille scuse, maestro, cioè signorino. Non volevo mancarle di rispetto, è che ero perso nei miei pensieri. A che stavi pensando? Oh, niente, sono delle cose private. Ah, hai ragione, non sono affari miei. Ci vediamo in giro. Ah, quindi mi sa che ora devo andare a cercare tutti, devo incontrare un po' tutti, mi sa. Che cos'era questa sensazione? Spero di riuscire a gestire questo lavoro. Mi sento molto insicuro. Allora, diciamo che ancora tutti questi capitoli separati così devono avere un senso, cioè devono assumere un senso. Ma sono sicuro che piano piano assumeranno una forma ben precisa e mi permetteranno in generale di capire meglio la storia, di capire meglio un po' tutto. Buongiorno, Mr. Sebastian. Oh, buongiorno, signorino. Ricordi, sono Sebastian. Ah, me lo dimentico, me lo sono dimenticato, scusami.
Adesso che cosa dovrei fare effettivamente qui? Non ho mai avuto questa posizione prima d'ora. Ah, capisco. Quindi lei è praticamente in carica, cioè lei è incaricato praticamente di prendere decisioni che praticamente riguardano la gestione del castello. Ah, quindi intendi risolvere problemi e, diciamo, risolvere problemi e robe e grattacapi in generale. E simili. Oh, sì, se si può dire in questo modo. Per prima cosa bisogna fare in modo che lei si introduca alla gente del castello. Giusto, è esattamente quello che farò. Quindi devo andare in giro a cercare tutti quanti. Allora, il cane si trova sotto, mi ricordo, perché c'eravamo stati. È qui. Oh, buongiorno. Tom era? E Thomas. Ah, mia colpa. Ok, Thomas. Benvenuto al, diciamo, al magazzino. Ah, ecco, il magazzino. Ciò che mi manca con le capacità mentali, diciamo, le bilancio con la mia forza fisica. Oh. È quello che fa Mr. Sebastian? Lui cucina principalmente. Il nostro chef se n'è andato, come puoi vedere. Le scorte di cibo non sono, diciamo, non sono così, diciamo, favorevoli a noi, ma le trovo abbastanza gustose. Oh, pover uomo. Ha a che fare con così tanti compiti. Ok, e ora possiamo risalire. In realtà quella signora, diciamo la vecchia, non l'avevo trovata, quindi non so effettivamente dove sia. Ah, qui c'è un salvacristallo, un salvasfera. Però potrebbe essere qui in queste zone. Ah, era lei, eccola. Oh, il nostro maestro. Benvenuto. Beh, vuole guardare. Ah, ecco. Vuole comprare qualche biglietto della lotteria? No, sono soltanto qui per dire salve. Oh, è veramente un bel gesto. Mi caccerò sicuramente nei guai se non lavoro duramente per il nostro master. Dato che il nostro ultimo master è scappato 3 anni fa, siamo stati senza nessuno per tutto questo tempo e il castello praticamente è finito in miseria. Grazie adesso io non ho praticamente nessun cliente. Ho un business da gestire, quindi conto molto su di lei. Va bene. Quindi, vuole comprare qualche biglietto della lotteria? Ma non posso controllare qua i biglietti della lotteria? Ah, se non vuole comprare dei biglietti della lotteria, vada via. Ah, ecco, vedi? Lotteria numero 35, perché siamo andati indietro nel tempo. Quindi se avessi avuto i biglietti 35 li potevo controllare. Certo. Oh, sei il nuovo master di questo posto? Io sono il grande mago, il grande stregone piccolo. Puoi contare su di me per avere aiuto per qualsiasi problema. Grazie, sono Thomas. Piacere di incontrarti. Che tipo di cose fa uno stregone? La mia specialità particolare è leggere la fortuna, comunque leggere il futuro. Leggere il futuro è un qualche tipo di magia? Ok, quindi dobbiamo incontrare ancora altra gente. Ecco, qui c'è cosa? Cecil? Sta facendo il giro di perlustrazione, Thomas? Non c'è bisogno, davvero. Ci penso io a tenere tutti al sicuro qui. Sono felice di sentirlo, ma chi dovrebbe attaccare il castello? Qualsiasi cosa, come i lupi della montagna o i banditi?
Ho considerato che questa, cioè ho sentito dire che questa viene considerata parte delle Grassland, della frontiera delle Grassland. C'è qualcun altro che viene praticamente al di fuori delle Grassland? Sì, tutto il tempo, tutte le volte. Sono praticamente, aspetta, sightseeing e visita turistica se non sbaglio. Quindi sono in una sorta di visita turistica o sbaglio? Alcuni hanno dei parenti qui. Muto e Marta vedono i loro ogni volta che possono. Ah, è così allora. Nessuno fa molta attenzione al fatto che questa è una terra di Zexen. Sebastian... Sebastian è solito dire che... è solito dire di mandare gli Zexiani praticamente lontano. Ma le cose adesso si sono fatte un po' complicate. Capisco. Non so ancora abbastanza di tutto quello che riguarda le Grassland e Zexen. Da dove vieni? Ah, io sono nato nel... diciamo, sono nato al nord, nelle Outlands. E allora che cosa ti ha portato qui? Beh, è una lunga storia. Ecco, i flashback che si vedono male. Benissimo. Oh, beh, mia madre mi ha detto di venire qui con questa lettera. Oh, sì, ricordo qualcosa del genere. Quindi ce l'hai fatta finalmente, eh? Fammi pensare. Conosco un castello senza un master. Qual era il suo nome? Ah, non mi ricordo. Ah, lascia perdere. Penso che sia appunto il giusto punto di riferimento e ti farò maestro di quel castello. Non avrai nessun problema da quelle parti. Maestro di un castello? Padrone in questo caso sarebbe. Ecco, la parola giusta sarebbe padrone in questo, perché master è come padrone, padroncino viene tradotto. Una volta che avrò finito i preparativi, potresti lasciare Vinet del Zexai immediatamente? Non è, diciamo, non è una cosa buona vederti, diciamo, passeggiare qui attorno. Sì, certo. Bene, questo metterà, diciamo, questo metterà a tacere due problemi in una volta sola. Che fortuna. Questo risolverà due problemi in un colpo solo. Una lunga storia, eh? Tutti i maestri hanno la loro, cioè tutti i padroni hanno la loro storia, molto molto interessanti come storie. Giusto, immagino di sì. Ho fede in voi, Thomas. Spero che voi possiate diventare un grande padrone per tutti noi, incluso me. Eccetto il migliore. Ci proverò, veramente, con tutto me stesso. Ok, quindi chi manca ancora? Tu chi sei? Ah, no, ok, tu non c'entri nulla. C'era l'altro che era di qua, se non mi ricordo male. Eccolo. Eh? Chi sei tu? Perché sono Thomas, il nuovo padrone qui. Il nuovo padrone? Di nuovo? Che intendi di nuovo? Perché dici di nuovo? Dal momento che il nostro padrone originale è scappato via 3 anni fa, ce ne sono stati altri 3, ma nessuno dei 3 è resistito più di 1 mese. Davvero? Come mai? Le famiglie nobili mandano qui i loro secondogeniti per diventare padroni. Perché loro non ricevono quello che, diciamo, quello che meritano. Dubito che tu lo sia anche. Beh, no. E allora perché sei qui? Beh, io lo sapevo. Bene, sono occupato con il mio sonnellino. Potresti lasciarmi in pace? Qual è il tuo nome? Juan. Ascolta, sto cercando di... catch 40 winks, di catturare 40...
40 ammiccamenti. Cioè, 40 sonnellini sarebbero, tipo. Vabbè, ci vediamo dopo se sarai ancora il nostro padrone. Ok, c'è qualcun altro che devo incontrare? Ecco, qui c'è qualcun altro. Ah no. Tu eri una persona a caso. Va bene. Tu Thomas. Che succede, Mr. Sebastian? Sono tremendamente dispiaciuto. Ho dimenticato di mandare una lettera al... diciamo al regno. Lettera? Sì, signore. Il concilio deve approvare il cambio del padrone del castello e non può essere finalizzato prima che la lettera di approvazione venga consegnata ai cavalieri. Me ne sono completamente dimenticato. Quindi dobbiamo soltanto mandare la lettera, giusto? Sì, signore, dobbiamo mandare la lettera al Brass Castle, al castello di Brass, il quartier generale dei cavalieri. Ebbene, normalmente noi utilizziamo un messaggero, ma al momento siamo carenti di... al momento ne siamo carenti. Va bene, ci andrò io stesso. D'altronde non c'è molto che io possa fare qui per ora. Sarebbe magnifico, sir. Preparerò la lettera in questo preciso istante, se non avete, diciamo, se non vi importa aspettare un po'. Ok, ho preso la lettera da portare ai cavalieri. Ma sono di livello 1 però. Quindi necessitate di me per guidare e accompagnare il signorino al castello di Brass? Sì. Scortalo e fagli fare un viaggio sicuro. Ci proveremo. Stai vicino a me, Thomas. Saremo in pericolo? Taglieremo attraverso le Grassland per raggiungere il castello di Brass. Chi lo sa, potremmo incontrare dei mostri, banditi o magari dei serpenti a sonagli. Hai una spada? Sì. L'ho usata raramente. Non è in grandissima forma, effettivamente. Non importa, la mia spada ti proteggerà entrambi. Ecco perché devi stare vicino a me. Me lo ricorderò. Bene, facciate un buon viaggio, quello che è. Ok, sei il livello 1. Bene, ottimo. Quindi tutto qua. Ma quindi posso comprare veramente i biglietti della lotteria e vincere anche quella lotteria? Eh sì, posso farlo. È che qui però non c'è la locanda, quindi se tecnicamente non vinco niente, come faccio a salvare e ricaricare? Ah no, c'è la cosa. C'è la salvosfera nel castello, quindi posso farlo lì. Ok. Bene, quindi adesso farò così. Esatto, aspetterò praticamente una mezz'oretta. E aspettando questa mezz'oretta poi andrò a controllare i biglietti e vedremo se ho vinto. Quindi ragazzi, per il momento è tutto. Vi ringrazio ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.